Se vi dico robot, a che cosa pensereste? Prova a indovinare. Qualcuno penserà ai robottoni dei cartoni animati giapponesi. Qualcun altro invece penserà al film Io Robot o qualcosa di simile. Qualcun altro ancora ai robottini aspirapolvere oppure ai robot da cucina. Oggi però parliamo di un altro tipo di robot, quello taglierba. Perché sì, esistono. Potete avere un robottino che taglia l'erba al posto vostro, anche se detto così è forse un po' troppo riduttivo. Mi spiego meglio. All'inizio, quando ho sentito parlare di robot taglierba, pensavo fossero come dei robot aspirapolvere ma con le lame. Ecco, mi sbagliavo di grosso, perché non c'entra niente. Questo è Husqvarna Automower 415X ed è molto più sofisticato di quanto pensassi, e con sofisticato intendo anche molto tecnologico. Prima però di raccontarvi cosa fa, vediamo com'è fatto. La prima cosa che dovete sapere è che per gli standard di un robot taglierba, il 415X è piuttosto leggero e compatto, quindi non compatta e calpesta il prato. Qual è il suo plus? Prima di tutto migliora la manovrabilità nei giardini di piccole dimensioni, quindi anche in caso di giardino con passaggi stretti, lui procederà agevolmente col lavoro. Ecco, una cosa importante, tutta questa leggerezza di cui abbiamo parlato fino ad adesso non implica fragilità. Husqvarna Automower 415X è stato progettato per durare nel tempo. Ha infatti un paraurti frontale che lo rende resistente alle collisioni e vanta la certificazione IPX5. Cosa significa tutto questo? Beh, semplicemente che potete pulirlo usando la canna dell'acqua, e in più è progettato per stare all'aperto praticamente sempre, indipendentemente dalle condizioni meteo. Tra l'altro taglia il prato sempre, anche se piove, per più giorni, costantemente. Che altro dire? Sulla parte inferiore troviamo le lame pivottanti in acciaio al carbonio montate su un sistema a disco, le quattro ruote che gli permettono di spostarsi, con quelle posteriori che sono molto più grandi e svolgono gran parte del lavoro. Sulla parte frontale abbiamo dei fari LED che lo rendono perfettamente visibile anche di notte. Potete peraltro decidere se usarle solo di notte, solo la sera, sia la sera che di notte, oppure non usarle affatto. Sappiate che queste stesse luci iniziano a lampeggiare in caso di malfunzionamento, quindi hanno, diciamo così, una doppia valenza, molto utile. Concludiamo con la parte superiore, dove trovate il display e una serie di pulsanti che vi permettono di impostare il robot. L'interfaccia è pensata per essere semplice e intuitiva, così non dovete impazzire per impostare questo 415X e adattarlo così a tutte le vostre esigenze. Esiste però anche un altro modo per gestire il vostro robot taglierba. Sto infatti parlando dell'applicazione Automower Connect, dalla quale potete gestire tutto quanto. Avviarlo, fermarlo, decidere l'altezza dell'erba, controllare dove sia il robottino, programmare i giorni e gli orari di funzionamento e ricevere notifiche da parte del robot e soprattutto usare la tecnologia Husqvarna AIM. E voi mi direte, che piffero è? Bella domanda, mi siete piaciuti. Però provo a spiegarvelo meglio. Husqvarna AIM, ossia Automower Intelligent Mapping, permette tramite l'utilizzo dell'applicazione di creare aree di lavoro diverse con tempistiche e programmazioni personalizzate. Ad esempio potete decidere di avere un'area in cui non viene mai tagliata l'erba per far crescere dei fiori spontanei, una in cui passare tutti i giorni, una in cui volete un'altezza diversa dal resto del vostro giardino. Insomma, avete il massimo controllo possibile sul comportamento di Automower 415X. Due cose importantissime. La prima è che l'app vi permette di ricevere delle notifiche sul funzionamento del robottino. Quindi, se per qualche motivo dovesse bloccarsi, ve lo dice, così potete andare a controllare che è successo oppure di avviarlo nuovamente da remoto. L'altra cosa è che all'interno c'è una SIM con 10, e dico 10 anni di traffico dati inclusi. A cosa servirà mai? A trasmettere la posizione, così in caso di furto saprete esattamente dove si trova. Ecco, il furto dei robot taglierba non è che sia una pratica particolarmente diffusa, ecco, però sappiate che grazie a questo sistema vengono recuperati anche quei pochi robottini rubati. Dimenticavo, in caso c'è anche l'antifurto, quindi se ve lo rubano parte un allarme sonoro che può essere disattivato solo con il codice PIN univoco del vostro taglierba. Ecco, facciamo che non lo scrivete il PIN sotto lo sportellino, giusto? Tenetelo in un posto sicuro e separato. E comunque mi sono fatta prendere la mano da questa cosa dell'applicazione e non vi ho ancora spiegato come funziona nella pratica. Nella confezione trovate la base per la ricarica, che dovrete collegare al cavo perimetrale. Che cos'è? È un filo che viene interrato e con cui delimitate l'area di funzionamento del vostro robottino. È come se creaste delle pareti virtuali che insieme al GPS lo aiutano ad orientarsi al meglio, sia quando taglia l'erba sia quando deve tornare alla base per ricaricarsi grazie al cavo guida aggiuntivo. Troppo complicato?
sbagliato, vi capisco, ma niente panico. Dell'installazione se ne occuperà il rivenditore specializzato Husqvarna, che con la propria esperienza farà l'installazione a regola d'arte. Ma parliamo ora di prestazioni. Prima di tutto sappiate che questo modello copre un'area fino a 1500 metri quadrati, gestisce facilmente pendenze anche del 40% e ha un'autonomia di circa 50 minuti. Appena si scarica torna autonomamente alla base per ricaricarsi e poi riprendere a tagliare. Si comporta bene praticamente in tutte le condizioni e con grande difficoltà avrà bisogno del vostro aiuto. Diciamo che vi dimenticherete praticamente di averlo. Nel caso in cui abbia bisogno del vostro aiuto arriverà una notifichina che vi dice: ciao, ho bisogno di te. Andate lì, verificate qual è la situazione, magari togliete degli ostacoli che può essere capitino e semplicemente lo riavviate. Semplice. Altra cosa importante, una volta installato lui lavorerà secondo l'adeguata programmazione rispetto alle vostre esigenze e a quelle del vostro giardino, quindi non è che parte e lavora ininterrottamente finché non ha finito di tagliare tutto il prato. E voi mi chiederete: ma dove diavolo è il sacchetto di questo robot? In realtà il sacchetto non c'è, perché l'erba viene tagliata e rimane nello stesso punto. Noi abbiamo lasciato una parte di prato appositamente per voi per mostrarvelo non tagliata, in modo da vedere la differenza tra il prima e il dopo. L'erba rimane nello stesso punto in cui è stata tagliata, vedete, in modo da essere utilizzata come fertilizzante e in modo da aiutare poi a rinfoltire il prato e avere un prato così denso e bellissimo. Tiè, guarda tutta l'erba tagliata. Che altro fa? Cambia da solo modalità di taglio, quindi passa da quella casuale a quella sistematica quando ha a che fare con dei passaggi stretti. Esiste anche la modalità spirale, si attiva quando 415X trova delle aree in cui l'erba è più alta, così può uniformarla al resto del giardino in maniera super precisa. C'è anche la modalità spot, che serve a pulire zone precise. Vi faccio un esempio: avete un tavolino sul prato sotto il quale lui non riesce a passare. Potete semplicemente togliere il tavolino e dire al robot di tagliare l'erba in quel punto. Questo robot è in grado di ottimizzare i tempi di taglio, significa che se l'erba cresce tantissimo allora taglierà tantissimo, mentre in periodi più secchi come ora taglierà un po' di meno, addirittura in inverno con il freddo si fermerà totalmente in modo da preservare il vostro prato. Sentite, sentite, sentite? No, non sentite niente, perché questo è il massimo della rumorosità che emette 415X. Questo significa che volendo giornissimo potete farlo andare anche di notte senza farvi disturbare. E poi un'altra cosa volevo raccontarvi, ovvero la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. In questo momento però non parla ancora italiano, lo sta ancora imparando. Arriviamo infine al prezzo. Questo Husqvarna Automower 415X costa 2.921 euro, esclusa l'installazione. A questo punto la domanda è: ne vale la pena? Potremmo chiederlo al proprietario di casa, ma già prima mi ha detto che lui è contentissimo del prodotto. Quindi sì, la risposta è sì. Sicuramente è un importante investimento, ma in realtà vi portate a casa un prodotto che si comporta alla grande su diversi tipi di terreno e persino in pendenza. È in grado di gestire bene anche gli spazi stretti, è super intelligente, è praticamente a prova di furto. Lo controllate con l'app e vi consente di risparmiare un sacco di tempo, perché non dovete essere voi a tagliare periodicamente l'erba, ma soprattutto avrete l'erba sempre tagliata come se passasse ogni giorno il giardiniere, senza contare il risparmio del tradizionale carburante e la salvaguardia dell'ambiente, perché è totalmente eco-friendly. Se avete un giardino abbastanza ampio è sicuramente un'ottima soluzione. Tenete conto che in una proprietà meravigliosa come questa, fatta a piccole terrazze, ne hanno più di uno, ma in ogni caso sappiate che Husqvarna produce robot tagliaerba sin dal 1995, quindi in gamma ne troverete davvero di qualsiasi genere. E rifaccio la stessa battuta di prima: ne troverete sicuramente uno che fa al prato vostro. Scusate. Supponiamo che ora io vi abbia incuriositi e abbiate deciso di acquistare un robottino tipo quello che vi ho mostrato adesso. Cosa succede? Beh, semplicemente dovete chiamare il vostro rivenditore e prendere un appuntamento. Lui farà un sopralluogo, verrà a vedere il posto, vi aiuterà a scegliere il robot che fa più al caso vostro, ma soprattutto prenderà le misure per capire quanto cavo perimetrale serve per il prato vostro. Ah! Direi che vi ho raccontato tutto quello che c'era da sapere su Husqvarna Automower 415X. Se avete dubbi, domande, incertezze, perplessità, sapete pure a chi rivolgervi, alla Gherica. Intanto vi lascio con questo bellissimo panorama. Ciao!